Icardi sta bene. Però te lo dico dopo l'allenamento, sono più sicuro, però anche perché facciamo la conferenza prima. Ma possono anche giocare, si può fare tutto nella vita, si può fare tutto. L'importante è che stiano in condizione tutti e due, questo sì. E soprattutto sappiano cosa è giusto per la squadra, che cosa voglio io da loro. Sì, ho visto anch'io che sta meglio rispetto, è ancora molto carico di lavoro sotto questo punto di vista, però sta molto meglio, il ginocchio regge, penso che più il tempo passa più si troverà meglio. Lui adesso, te l'ho detto già, deve ritrovare le sensazioni da calciatore, anche perché c'è un fisico anche particolare, nel senso che è bello prestante sotto questo punto di vista, quindi lui ci avrebbe bisogno di giocare con costanza e allenarsi con costanza. Ma io parto sempre dal presupposto che hai più possibilità se la prepari bene alla partita. Questa settimana è stata una settimana un po' insolita, c'è il piacere o l'orgoglio di avere tanti giocatori in nazionale. Di riscontro c'è il fatto che magari mi avrebbe fatto piacere tenerli qui perché dovevamo preparare una partita importante. Molte volte cerchiamo di coniugare le due cose e speriamo che vada bene. Ma penso che la nostra strada è tracciata, nel senso che sostituiremo Palombo e chi sostituirà Palombo farà la sua parte come ha fatto Palombo. Per noi è una partita spartiacque questa, cioè nel senso che veniamo da buone prestazioni e se continuiamo a fare buone prestazioni, magari uniti ai risultati, ci avviciniamo prima alla nostra meta. Se non affronteremo questa partita, che è una difficoltà estrema, con l'atteggiamento giusto, può diventare una partita insidiosa e il nostro campionato si mette in un'altra maniera. Parli Sansone, straniero o Rodriguez? Rodriguez. Ah, perché anche Sansone è straniero. Il ragazzo è venuto, ci parlano in spagnolo, non so neanche che cosa gli dicono, non so se gli dicono le cose che voglio io o gli dicono le cose che vogliono loro. Però mi sembra un ragazzo sveglio, solo che c'ha bisogno, ecco, un po' d'ambientamento, però ho visto che sa giocare a calcio, quindi anche perché i giocatori, al di là della lingua, del colore della pelle, dell'età, si dividono in due categorie, quelli che sanno giocare e quelli che sono un po' così, e lui mi sembra dalla prima categoria, quindi penso che il suo inserimento avverrà in tempi brevi. Invece sul discorso di Sansone, che deve riadattarsi a un nuovo tipo di preparazione, soprattutto deve riadattarsi anche lui a quello che voglio io. Ma io mi aspetto una squadra forte, perché la Roma è una squadra forte, mi aspetto una squadra volitiva che vorrà invertire questo trend negativo, e quindi sappiamo che giochiamo contro una squadra forte. Conosco l'ambiente, so che pressione c'è, e d'altronde se vuoi la bicicletta devi pedalare, su certe piazze devi reggerla anche la pressione. Non lo so, anche perché è la prima partita che fa, quindi non lo so che intenzioni ha il loro allenatore. Io mi auguro, che so che giocherò contro una squadra forte, mi auguro che noi giochiamo con lo stesso atteggiamento di queste ultime settimane, più anche perché in questa categoria, se non è la Roma il Milan, se non è il Milan la Fiorentina, se non è la Fiorentina la Lazio, cioè non è che dici adesso giochiamo con una squadra forte poi ci recuperiamo, ci riposiamo. Ci sono altri campionati che ci sono 3 o 4 squadre forti, le altre un po' meno. In Italia abbiamo visto anche che puoi perdere col Siena e viceversa, cioè nel senso che c'è il Genoa che batte la Lazio. Il campionato italiano è questo, quindi bisogna stare sempre sul pezzo.